scattata l'ora solare su TV 2000. Ben trovati oggi per aprire, come sempre, ma per aprire ancora di più. In bellezza parliamo d'amore. Oggi parliamo di amore perché l'amore è una cosa meravigliosa, ancor più quando si riesce a essere uno per l'altra la propria ora solare, insomma, si scambiano valori, soprattutto nel momento della difficoltà, che nulla toglie alla bellezza dell'inizio e di una continuazione che fa sì che questo lievito cresca nel migliore dei modi, perché la coppia che vi presento ora è sposata dal 1992 e sono proprio belli. Rosanna Banfi e Fabio Leoni. E dovendo cercare un modo per presentarvi, e sono proprio belli, perché bisognava. Il batuffolo che vedete, il batuffolo semovente, che fra poco scopriremo con la nostra regia, è Gilda. E io che credevo che i capelli rossi facessero la differenza, invece guarda lì, Gilda è lei, perché sono uniti anche dal grandissimo amore per gli animali. Allora, da chi quando, parte? Quando hai detto sposati dal 1992 ci siamo guardati e ho detto siamo noi? Siamo noi, ma veramente? Ma siamo noi, una coppia mondiale, verrebbe da dire, Fabio. Insomma, sai com'è. Cerchiamo, 92. Si fa quel che si può. No, dai. No, quello era l'82, vedi, sono andata indietro. Ah, mondiale pure io, in quel complimenti, senso. Bingo, svegliamoci. Allora, Fabio, quando hai conosciuto questa bellissima ragazza e l'hai fatto la corte? L'ho conosciuta a fine 1989, mi l'ha presentata un mio collega di lavoro, facevo l'operatore di ripresa e il direttore della fotografia che avevo appena conosciuto aveva questa sua amica, che era la migliore amica della sua compagna, che era senza fidanzato. Ah. E me l'ha presentata dicendo: secondo me è la persona giusta per te, mi disse lui. Gli avete regalato una targa d'argento? Beh, come siamo mio. Stati amici, siamo stati amici per tutta la vita, purtroppo è andato via quest'anno, ci manca, insomma, a fine dell'altro anno, ci manca moltissimo, però è stato lui la... Ha fatto una cosa buona questo signore, tra le tante, che è stata quella di farvi incontrare e qui lo devo chiedere perché, insomma, Rosanna Banfi necessariamente fa parlare del suo papà, ma non solo perché siete... padre e figlia, papà è legatissimo a tutta la sua famiglia, sì. Questo è ovvio, però papà ti ha fatto proprio nascere, no? Ah, sì, questa sì. È una storia che noi sentiamo raccontata, perché sostanzialmente grandissimo attore ma medico mancato papà, perché... Sì, forse avrebbe voluto fare il medico, sì. Si faceva mandare da quello, appunto, dal ginecologo, poi oltretutto che ha fatto nascere i miei figli, delle videocassette quando c'erano i VHS. Ah. Di operazioni, di cose, se le guardava. E se le guardava. Sì. Allora, ma questo papà, che come tutti i papà di figlie femmine, poi necessariamente girerò questa domanda anche a Fabio, un po' gelosi della femmina sono, no? Insomma, ha accolto bene questo fidanzamento. Beh, all'inizio era geloso, perché lui è fatto così. Adesso gli anni sono passati per tutti, io ho una certa età. Ma... siamo sposati da quanti anni? Da un pochino, avete fatto le nozze d'argento? Sì, fatte e superate. Questa è una cosa bellissima. Che però non abbiamo festeggiato, perché lo stesso giorno del nostro anniversario di matrimonio nostro è il compleanno di nostro figlio, per cui siamo passati sempre in secondo piano. Oh, ma che ingiustizia che regala la vita, che ingiustizia, perché due figli voi, due figli splendidi, e quindi dicevamo... E quindi sì, sicuramente era geloso, tanto che, cioè, una cosa che racconto sempre è quando ci siamo sposati, che papà disse, ma proprio ingenuamente, disse: oh, mi raccomando, poi quando il prete dice baci la sposa, non vi date proprio un bacio. Cioè, no, ma ti pare? Tenero. Dice papà, ma ti pare che uno si dà un bacio in chiesa? È logico che... No. Comunque si era fatto venire la febbre quel giorno. E poi si è fatto venire la febbre. Vabbè, i papà fanno così, i papà speciali fanno così. E questo qui dove siamo? Questo è il figlio che vi ruba l'anniversario? Questo è Pietro. Avrà pure ragione, no? Va bene, l'occhio azzurro doveva arrivare per forza. Visti papà e mamma, ma insomma, adesso hanno questi figlioli quanto? 20 e 25. 20 e 25, quindi io ho esordito in sala trucco con i bambini quanto hanno adesso. Proprio perché c'è un'età che si ferma, Fabio, no? C'è un
Li vediamo sempre piccoli o è un errore? Ah, no, dentro di noi sicuramente, come continuiamo a essere visti così anche dai nostri genitori, finché uno a qualunque età li ha, certo. Chiaro che il ricordo è sempre quello. La nostalgia, tempo bello e una volta. Sì, sì, esatto. Ma qua invece nonnolino in... nonnolino fisicato. Ma proprio fisicato, fisicaccio in, sì, al mare, sì. Ma qui è con te. È mio fratello Walter. È con tuo fratello Walter. Alla faccia delle trecce proprio. Hai visto? Sì. Delle treccione. Belle lunghe. Avevo delle treccione che odiavo perché quando giocavo con gli altri bambini me le tiravano sempre. Certo. Ma acchiappavano per le trecce. Quello era il possibile motivo anche di discussione tra i ragazzini. Io vado subito al sodo, nel senso che il racconto è quello di una coppia splendida, ancor più quando Rosanna scopre la malattia, scopre di avere questo tumore al seno e lì Fabio è diventato ancor di più il tuo quadrato militare, il tuo muro portante, non so... il bastone, come lo vogliamo dire? Cos'altro devo definire? Il tuo cavaliere, no? È stato bravissimo perché mi ha dato tantissima forza e mi è stato vicino in ogni momento, nel momento più difficile e dove ero veramente brutta. In certi momenti mi sono guardata allo specchio durante le cure e veramente non mi riconoscevo, però lui era bravissimo a far finta di niente, non me l'ha fatto mai notare questo fatto, lo notavo io guardandomi allo specchio. Però lui è stato molto bravo in questo. Soprattutto, sai cosa è stato bravo, che è la cosa che lo contraddistingue? Che Fabio non... cioè, stai male, stai bene, se deve litigare, procede tutto normale come prima. Questa è la cosa più importante per una persona che sta male, no? Che la vita proceda come prima. Quindi con si i può problemi, anche discutere. Certo, perché non è che vai trattato come una scarpetta di cristallo. Sei una persona che in quel momento sta affrontando una malattia. Perciò è inutile metterti su un piedistallo, no, Rosanna non può sapere, non deve sapere, per dire. Con lui questo non è possibile perché non fa proprio parte del suo carattere. E probabilmente quello che ci lega è proprio quello starci sempre, ci pizzichiamo in continuazione. Noi siamo sposati da, abbiamo detto, 27 anni. Da tanto. Sempre quello. Sempre quello. E passiamo, si fanno il promemoria ogni tanto. Passiamo tanto di quel tempo insieme, sì. Soprattutto negli ultimi anni, appunto, che abbiamo intrapreso questo nuovo lavoro. Tra un attimo. Passiamo 24 ore insieme. Uh-huh. E non è facile perché tante coppie, appunto, magari il marito esce di casa, torna la sera. Invece è uno stare costantemente. Invece noi siamo accanto. Veramente tanto, tanto insieme. Fabio, questa cosa che Rosanna dice è bellissima perché le discussioni ti fanno sentire parte della vita normale. Normalità. Però inequivocabilmente tu sei stato quello su cui è ricaduto, stabilito che è la persona che ha la malattia, quella alla quale bisogna dedicare tutte le attenzioni. Però la malattia, e Rosanna è testimonial instancabile da questo punto di vista, purtroppo fa il giro di compasso e prende tutto quello che c'è intorno. Tu, marito e papà. Ma io non credo di essere stato particolarmente eccezionale, cioè voglio dire, credo che faccia parte, poi alla fine forse non fa notizia, perché vabbè, lascia stare che lei, essendo la figlia di un attore molto famoso, anche lei un'attrice, se ne è parlato, però credo che tante coppie normali affrontino tranquillamente insieme la malattia. Certo. Forse appunto quello che fa eccezione sono, e ci sono, perché l'abbiamo sentiti, ci sono stati raccontati, tanti episodi dalle donne che lei ha maniera di vedere quando attraverso questo discorso della Comen. Le eccezioni sono i mariti che si comportano veramente male. Ce ne sono. Ce ne sono purtroppo. Tanti che vanno via, che scompaiono, che lasciano sole le loro compagne quando succedono fatti di questo genere. Però voglio dire, poi alla fine appunto sono più... sono loro le eccezioni, cioè, credo che le coppie in linea di massima, a meno che non ci siano dei problemi pregressi che scoppiano nel momento in cui arriva la malattia, in linea di massima, voglio dire, come si dice, uno si sposa nel bene e nel male, no? In salute e malattia c'è la formula proprio precisa che racconta tutto quanto prima ancora che succeda.
E quindi in linea di massima, se uno tiene fede ai propri impegni, visto che il matrimonio è un impegno, si porta avanti fino a dove va. A me piace. Guardatele, ma la nostra amica Maria Grazia Cucinotta con la nostra amica Rosanna Banti, anche qui, instancabili testimonial per la Come in Italia. Ci fermiamo soltanto un attimo. Mi piace la bonarietà e il tono molto romanesco di Fabio Leoni, che dice che ce vo'. E è anche per questo che sono una coppia bella. E le sapete fare voi le orecchiette con le cime di rapa a casa? Lasciate la finestra aperta, ora arriva l'ora solare. Ma non cuciniamo, ma ve le raccontiamo. A tra poco. Fabio Leoni, inequivocabilmente marito e moglie. Gilda, che è vera, non ha le pile, è un cane vero, non è uno di quelle cose, no, costruite dal grande Rambaldi, che si muove, sta qua buona, buonissima. Allora, vi avevo lasciato sulle orecchiette, perché? Perché ad un certo punto, continuando nel vostro lavoro, nel lavoro di chi ha l'idea e produce ciò che poi la televisione manda in onda, l'idea di chi recita e quindi fa della recitazione il proprio lavoro quotidiano, sono andati a scegliere di aprire un'orecchietteria, che già il nome è singolare, orecchietteria che inequivocabilmente ci riporta... Banfi, orecchietteria Banfi. Banfi, eccoci qua, siamo a Roma, siamo alle spalle di Piazza Cavour e... Perché questa scelta così ardita? Perché significa avere dipendenti, significa dare tanto lavoro e tante responsabilità? Perché prima di tutto penso che un piano B nella vita bisogna sempre averlo. Ottima idea. Prepararsi a un piano B. E c'erano tutte le linee, cioè i puntini bisognava unire. Cioè, eh. Papà è sempre stato noto per essere una buona forchetta. E si vede. In casa abbiamo sempre amato mangiare e cucinare. Oltretutto nostra figlia ha fatto, dopo il liceo, ha voluto fare una scuola di cucina. Si è fidanzata con un cuoco. Più di così. E beh, allora era, per forza dico bene, era chiamato. Era chiamato, era tutto. E allora l'abbiamo fatto proprio dedicato a Banfi. Cioè, e poi perché è un buon modo per testimoniare la Puglia. Vuol dire, io non sono pugliese, se non di acquisizione, ma la Puglia pugliese, è la Puglia. Un pugliese di adozione, perché tu tale sei, voglio dire, tu sei dentro questa famiglia e quindi ormai sei pugliese d'adozione, rigorosamente sempre con accento romano, perché romano sei. Ma come l'hai... Così, come è arrivata questa Puglia da, e come è arrivata? La da Puglia costruire è un posto, così? La Puglia è una regione meravigliosa, certo, da un punto di vista sia geografico, turistico e gastronomico. Cioè, come si mangia bene in Puglia, ovunque vai, è difficile. Cioè, no, questo in realtà tutta l'Italia. Tutta l'Italia, per carità. Però, la Puglia ha delle sue caratteristiche ben precise che vanno, vedi, che vanno... Lo so, a quest'ora ci fate venire fame, ma non fa niente, non ve ne vogliamo perché non ci avete portato una vagonata di orecchiette qui, non è vero, sto scherzando, ma cosa volete, tra le due e le tre, un po' di appetito c'è. Quindi insomma è anche un valorizzare le produzioni. Sì, è venuto un po' tutto quanto da solo, in automatico, appunto un piano B, visto che oltretutto le trasformazioni di quest'epoca sono tante e repentine, se non altro, voglio dire, anche rispetto ai nostri lavori, certo. Uno ha una maniera di rimanere in campo, voglio dire, no? Ancora è presto per mollare le armi, le armi poi del proprio lavoro non si mollano mai, si apre ad una strada completamente nuova. Diciamo che era una terza vita. Ci tenevo a dire questa cosa e a raccontare questa pagina di questa famiglia Leoni Banfi, perché ho premesso, ci sono tante persone che lavorano all'interno di questa struttura, e allora avere anche la capacità di dire, di assumersi una responsabilità, di chiamare a sé un tot numero di persone e di badare a loro, di badare alle loro famiglie. Un attimo, qui dove siamo? Attenzione. Questa era la sera di Halloween. Qui siamo al 31 ottobre e giusto, ed è c'è una Gilda. Parte dei nostri ragazzi. Gilda. Noi abbiamo solo ragazzi sotto i 30 anni, diciamo. Cioè siamo un po'...
l'abbiamo fatto anche appositamente, cioè si parla tanto di lavoro ai giovani, insomma noi abbiamo cercato di fare un qualche cosa. Chi decide di darlo questo lavoro ai giovani? Di dare il lavoro ai giovani, tutti quanti. Noi siamo gli anziani. Allora, senti un po', anziana, vabbè, questo proprio detto da te poi e anche da Fabio, insomma, è da ridere. La famiglia che nasce sulla base di una famiglia, e io mi concentro ovviamente su Lino e sulla tua mamma, che è amata, adorata, su una famiglia così solida, Rosanna, così forte, no? Diventa poi, eccoli qua, li vediamo insieme, diventa un modo per trasmettere tutto questo ai vostri figli, alle persone che avete intorno? Beh, sicuramente è una responsabilità avere genitori, anche i suoi genitori, il suo padre non c'è più da qualche anno, sua mamma è molto anziana, però anche loro sono stati sposati 65 anni, cioè, insomma, veniamo da due famiglie così, di un solo matrimonio, stabili. Noi pure, io penso che, insomma, bene o male, ormai dopo quanti? Quanti anni sono sposati, glielo vogliamo ricordare in studio? No, perché continuano a chiederselo tra loro. Posso dire una cosa? Il primo, mi è venuto in mente adesso, il primissimo anniversario di matrimonio nostro, ci eravamo completamente dimenticati. E non era ancora nato nostro figlio, perché poi è nato diversi anni dopo. Perché ogni giorno è un anniversario. Bravo, ma come l'hai detta bene! Come l'hai detta bene! Applausi, entusiasmo pubblico! Che esalta questa frase di Fabio. Ci telefonò zia Vittoria, sua zia, che è una precisa. Auguri, auguri ragazzi. Di che? È il vostro anniversario. L'anniversario nostro oggi. È il nostro anniversario. Ops. Ce ne eravamo dimenticati. La zia prima di fantastico, noi. Quindi zia Vittoria, complimenti, sono delle zie, poi cosa vuoi a me? Parli di zie automaticamente, essendo io una zia di professione. Però ecco, questo è tanto, tanto bello da dimenticarsene. Bellissimo il fatto che voi diciate, anche perché siete due caratteri molto forti. E quindi chi è che non cede, ma per primo capisce di dover scartare, eccoci appunto, scartare a destra, scartare a sinistra, no, proprio clac. No, vabbè, dai, insomma, si fa per dire. In realtà in certi momenti nessuno cede, poi se no... Però c'è da dire una cosa, tutte le volte che abbiamo discusso, litigato, non ci siamo tenuti il muso più di un quarto d'ora. Ecco, questo non, cioè, non è mai successo che non ci parliamo per un giorno, fai conto, queste litighe, mai. E questa secondo me un è la quarto salvezza. D'ora uno sbuffa da una parte, uno dall'altra, e poi si ricomincia. E poi si ricomincia, perché questa è la... Eccoci qua. E invece qui in questo caso, a parte come... La passione di Rosanna e dei miei figli, dei nostri figli, che è andare a Disney, non ci andiamo più, però almeno è un tanto tempo che non ci andiamo, però ci si andava... qualche volta ci siamo andati quando i bambini erano piccoli, io a un certo punto mi annoiavo tremendamente perché a ripetere sempre le stesse cose, però loro erano molto appassionati. Erano molto contenti e quindi si doveva fare. Si doveva fare. E l'aiuto, e qui su questo voglio chiudere, mentre c'è Gilda che sta proprio... È il cane più buono del mondo. È il cane più buono del mondo, veramente, è un'esagerazione di cane, cioè voglio dire, è proprio, ripeto, è vera. L'abbiamo accarezzata, si muove, è lei. Essere, continuare a essere Rosanna nella vita completamente nuova, in questo rinnovamento che tu hai saputo fare, però continuare a essere un esempio per tutti, rispondere alle tantissime lettere, ai tanti messaggi, a tutto il Facebook possibile che ti arriva, ed essere il testimone vivente che questa malattia si possa superare con una grande quota d'amore intorno. Tu continui a essere, sì, d'aiuto? E devo dire che, come ben sai, sono madrina della Comine insieme a Maria Grazia, e è una cosa che mi ha dato moltissimo questi anni passati, appunto a presenziare alle Race for the Cure, insomma a varie manifestazioni, mi hanno dato tantissimo, perché ho avuto la possibilità di conoscere veramente migliaia di donne, di casi, di sentire storie forti, storie meravigliose, di persone che sono riuscite a fare, donne che sono riuscite a fare bambini, per dire, nonostante la malattia, insomma delle storie a lieto fine, delle storie anche tragiche. Tutto questo sicuramente mi ha segnato e insegnato tantissimo. Continueremo a parlare di questo, ne parleremo proprio domani. Un pregio di Rosanna per chiudere.
Vabbè, allora però Fabio non ci si può pensare tutto questo tempo. No, non mi viene in mente niente. Bene, non un niente. Pregio. Tutti, sì, esserci. Devo dire che fa delle curve favolose quest'uomo. Fabio Leoni, Rosanna Banfi e Gilda. Grazie di essere stati con noi. Grazie mille. Grazie. Grazie. Ciao piccolina. Ciao.